Ciao a tutti, oggi vedremo come preparare lo sciroppo di menta. Forse vi starete chiedendo, ma questo non è il colore naturale dello sciroppo di menta? E invece sì, questo è il colore naturale dello sciroppo di menta. Quello che troviamo in vendita nei supermercati è ottenuto con il colorante. Provare per credere. Vediamo subito insieme come procedere. Per preparare lo sciroppo di menta, la prima cosa da fare è sfogliare la menta fresca, metterla in una ciotola con del bicarbonato e dell'acqua e la lasciamo per circa 30 minuti. Dopo aver lavato le nostre foglie di menta, adesso le mettiamo in un'altra boule. Aggiungiamo l'acqua e con l'aiuto di un frullatore ad immersione andiamo a frullare il tutto. Dopo aver frullato la menta, mettiamo all'interno due fette di limone, copriamo con la pellicola e lasciamo in frigo per 24 ore. Ecco le nostre foglie di menta con il limone. Adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a filtrarle con l'aiuto di un colino in tessuto oppure con un colino in acciaio mettendo all'interno un torcione di cotone. Filtriamo il tutto. Mettiamo il liquido nella pentola e aggiungiamo lo zucchero. Mettiamo il tutto in cottura sul fuoco. Portiamo ad ebollizione e facciamo bollire il tutto per circa 15 minuti a fuoco lento. Dopo circa 15 minuti questo sarà il risultato. Lasciamo raffreddare il tutto e dopo possiamo conservare il nostro sciroppo. Ecco il nostro sciroppo di menta. Lo lasciamo in frigo e lo utilizziamo diluito con dell'acqua.